Buongiorno a tutti, sono Angela Rispo, la dirigente scolastica dell'Istituto Carlo Levi di Marano e vi ringrazio per avermi invitato e quindi avermi offerto la possibilità di dire la mia su questa situazione che effettivamente, come dire, un po' angoscia tutte quante le istituzioni scolastiche di secondo grado dell'area metropolitana a nord di Napoli. Dunque, parliamo un attimo del Carlo Levi. Il Carlo Levi è ubicato in una zona che storicamente ha visto sempre solo questo istituto come polo umanistico. Nasce diversi decenni fa come istituto magistrale, si trasforma poi in polo umanistico perché alle scienze umane si aggiungono l'indirizzo linguistico e l'indirizzo classico. Chiaramente diventa quindi di maggiore attrattività per il territorio. A questo aggiungiamo che è veramente una bella struttura, è una struttura moderna, dotata di spazi ampi, areggiati, luminosi, corridoi molto ampi, atri molto ampi, tant'è che noi abbiamo avuto la possibilità quest'anno di differenziare gli ingressi e le uscite per i nostri studenti e dare quindi la possibilità di un'organizzazione un po' più efficace in ordine appunto all'affollamento delle classi. Chiaro però che, come vi dicevo, questo punto di forza, cioè il fatto che sia il polo umanistico di questo territorio a nord di Napoli, che sia una scuola inclusiva, che abbia una bella tradizione di corpo docente molto preparato e presente per gli studenti, chiaramente costituisce sicuramente un punto di forza, ma nel tempo ha fatto sì che il numero degli studenti che si iscrivono diventa sempre più elevato, fino ad arrivare a quello attuale, che diciamo, ci ha portato alla situazione per la quale io ho un bel numero di classi, il cui numero di studenti supera i 25. Come abbiamo cercato di ovviare? Chiaramente abbiamo tenuto conto non tanto, diciamo, e non solo delle esigenze Covid, ma abbiamo cercato di tener conto del numero di alunni che potessero essere ospitati all'interno della classe ai sensi del DM precedente il Covid, cioè quello che assegna 1,96 m² per studente. Non sempre siamo riusciti a rispettare questo numero, in qualche classe siamo un po' più bassi, ma siamo comunque, come dicevo, sereni perché le aule sono molto spaziose, quindi nel 90% dei casi ci hanno dato la possibilità di rispettare questi numeri, di rispettare questo dato. Tra l'altro, siamo molto attenti anche per la vigilanza, quindi nei corridoi, nelle classi, in ingresso e in uscita, c'è tutto il personale formato e utilizzato affinché i ragazzi possano rispettare, diciamo, il divieto dell'assembramento piuttosto che l'utilizzo dei servizi della scuola. È sempre molto, diciamo, gestito e organizzato in maniera da evitare assembramenti. Il problema però rimane, il problema rimane perché storicamente questa scuola ha grandi numeri. Io sono qui solo dall'anno scolastico 2020-2021, quindi dall'anno scorso, ma non è il problema del Carlo Levi, è il problema delle scuole, come giustamente ribadisce anche il nostro ministro, delle aree metropolitane, quindi anche il nostro. Ed è un problema che noi stiamo cercando di affrontare al meglio, ma che, in cui anche noi chiediamo una soluzione volta a superare il problema strutturalmente. Quindi abbiamo bisogno di strutture e risorse che siano più ampie rispetto a quelle, di cui oggi siamo dotati. Non è un problema a breve soluzione, come tutti possiamo immaginare. Io sto sperando nel piano, diciamo, nel recovery plan che ci dia la possibilità di entrare in una sperimentazione e quindi capire come da qui a qualche anno riuscire a risolvere il problema delle classi affollate. Se non fosse questo, attendo e sono con voi per avere magari anche indicazioni differenti rispetto a queste, ma non credo che il problema sia di immediata soluzione. Dobbiamo entrare in un piano a più ampio raggio, a più ampia gettata, che ci possa dare questa possibilità. Ma sicuramente la vostra associazione mi dà una mano perché ci dà voce per dire che anche noi siamo
siamo con voi a cercare di risolvere questo problema che riguarda gli istituti superiori, ripeto, in particolare quelli delle aree metropolitane, nel nostro caso a nord di Napoli. Quindi grazie per questa opportunità, a presto risentirci e davvero ancora grazie.